Ciao ragazzi, buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Scrittori in Video. E abbiamo Tommaso. Ciao. Che saluto e ringrazio, e al quale chiedo subito di presentarsi e di farci sapere un po' che cosa secondo lui e il pubblico nostro che ci sta seguendo deve sapere di lui. Ecco, dici un po' che cosa pensi che sia importante che le persone sappiano di te. E la cosa più importante che mi è accaduto è stata una cosa negativa, perché feci un incidente il 20 settembre del 2012, nel quale, oltre alla frattura doppia scomposta, ho avuto anche un trauma cranico che mi ha portato al coma non indotto per un paio di settimane. E da questo qua io... Scusa, Tommaso, è saltato tutto. C'è stato un attimo... Sì, no, perché stavo cercando di buttarmelo su YouTube e è successo un attimo un casotto, quindi sta tranquillo. Ripeti un po'. Dicevo che la cosa che posso dire è una cosa, diciamo, non bellissima, perché è successo il 20 settembre del 2012 che fece un incidente con il quale, oltre alla frattura doppia scomposta del femore, ebbe anche un trauma cranico che mi ha portato al coma non indotto per un paio di settimane, e di lì in poi, diciamo che sento che la mia vita abbia ripreso l'indirizzo giusto. E cerco di comunicare il più possibile attraverso gli scritti, attraverso i miei libri, oppure tramite il sito, le poesie che scrivo. Mi piace scrivere sempre, cioè io non riuscirei a vivere senza scrivere. Bravo, è un'esigenza, ecco, quando nasce da un'esigenza è sempre più non soltanto più nobile, ma anche molto più sentita, come del resto si legge anche l'altro libro, che è scritto bene e con capacità, ma soprattutto è molto comunicativo. E la domanda che voglio farti è: hai mai scritto comunque qualcosa relativo a questo episodio? Cioè una sorta sì, di diario? Comunque, Ho scritto un'autobiografia che è di carattere materiale e spirituale, in quanto racconto tutta la mia vita dall'infanzia e fino al 20 settembre, nel quale feci questo incidente. Però anche prima di questo incidente feci degli studi legati alla spiritualità con gli Egizi Esseni, e sono anche un pranoterapeuta che non chiede soldi, è una passione mia, è una cosa che mi piace fare. E quello che ho vissuto poi durante quel paio di settimane, che per me non sono stato un paio di settimane, mi ha affermato che quello che penso, che pensavo e in parte vedevo anche nella materia durante quegli studi che ho fatto insieme al gruppo, davano proprio la realtà di tutto. Ok, vabbè, volevo farti una domanda, forse è banale, ma c'è luce in fondo al tunnel? C'è luce in fondo al tunnel, anche se io il tunnel non l'ho visto. Non l'hai visto? La luce sì, però, per No, fortuna. è difficile dire. Posso dire soltanto una cosa, che sarebbe uno spoiler: in quel libro autobiografico posso dire che il protagonista alla fine è vivo. Capito. Sarei io, la autobiografia. Sarebbe un colpo di al contrario, diciamo, comunque. Ok, allora, il titolo si chiama Schiavo della tua libertà, di questo che stiamo presentando adesso, no? Sì, perfetto. sì, Sì. L'incipit è una lunghissima riflessione che un ragazzo ha nel frattempo che scende la propria ragazza. Proprio si fa proprio non so, il peggio delle pippe mentali, proprio una cosa proprio si analizza, si studia, si chiede il perché, il per come. Ma questo l'hai scritto per le ragazze che devono capire di sbrigarsi, se no l'uomo si massacra con le domande? ma questa è una simpatica affermazione. Però in realtà io la vedo un po' al contrario, perché io devo ammettere, io perlomeno ammetto, che le ragazze stanno avanti su tante cose, soprattutto su quello che riguarda la parte sentimentale. E non è quindi questo il messaggio che voglio dare, e voglio sottolineare che il termine ragazza accomuna un po' tutte, perché a livello grammaticale la ragazza lo è finché lo vuole, finché lo desidera. Anche se è grandissima d'età, se si sente una ragazza, è una ragazza. Certo, hai assolutamente ragione. Del resto, l'età è soltanto un numero rispetto a quello che poi si chiama. Chi potrebbe dire che ho 42 anni? Nessuno, invece ce n'ho 42. Siamo coetanei, quindi. Perfetto. Siamo coetanei. Ti portiamo tutti e due bene, Tommaso. È un'ottima notizia, perfetto. Allora, il romanzo è molto ben costruito. Già dalla seconda parte dell'introspezione
dei sentimenti si passa ad una feroce fame di sesso. Quindi i sentimenti e il sesso, secondo te, sono un po' la chiave, cioè una chiave lato della serratura, due parti della stessa medaglia? Dici un po' la tua idea su questo argomento. Bah, per quello che posso, quello che vedo io è che cioè, nella vita ci sono delle cose che sono estremizzate, e in tutti i miei libri io cerco di consigliare, di invitare le persone alla ricerca dell'equilibrio interiore, ed in questo lo faccio, soprattutto in questo, anche, anzi, forse solo in questo, lo faccio esaltando le cose che facciamo praticamente tutti, anche se leggendole potrebbe apparire che è una cosa strana, ma in realtà le facciamo un po' tutti. Non tutte le cose, perché essendo anche un thriller ci sono delle cose, diciamo, abbastanza dure che accadono. Però c'è anche l'abuso di droga, e quindi sì, insomma, diciamo sì, che sì, nel sì, piccolo, sì, diciamo, più che l'abuso di droga, magari ecco, quelle piccole così, quelli posso dire, non passioni, ma proprio cosa ci siamo legati, che vogliamo per forza fare, ecco, sì, ossessioni, ecco, più che sì, ossessioni, sì, sì, vengono esaltate da noi, e io ho voluto, non da noi tutti, però ognuno c'ha una piccola cosa che estremizza, sì, e io cerco di invitare attraverso questi scritti, soprattutto attraverso questo, la ricerca di quelle cose che noi esaltiamo troppo, cioè per me l'equilibrio è la cosa basilare in tutto e per tutto. E del resto, se non ricordo male, c'è alla fine un personaggio che invece ha un po' questo equilibrio, insomma, e cerca anche di darlo al protagonista, che invece ecco, è troppo, anche forse troppo giovane per riuscire poi a capire realmente le parole e i consigli. Sì, ecco, diciamo. Però non diciamo chi è, perché potrebbe essere anche un cattivo travestito. È possibile? No, infatti. Anche se né nomi né connesso niente, non spoileriamo nulla, niente. Per avere successo, sì, e essere davvero furbi e scaltri e belli come Fausto, oppure come Fausto e Luca, che sono due protagonisti, oppure basta avere una botta di culo e vincere il Superenalotto? Da quanto conta il destino, o e quanto conta invece come siamo noi? Ecco, questa è la domanda chiave. La botta che dici, che hai detto tu, non è una cosa negativa, però bisogna costruire sempre, bisogna lavorare e costruire, perché anche se si vince, come hai detto tu, una cifra enorme, non si è a posto, cioè anche i ricchi piangono, e ci sono delle cose che noi dovremmo comprendere appieno vivendole, cioè tante cose, per esempio quello che ho passato io, con la frattura doppia scomposta del femore, vedendo le altre persone che stavano male con le gambe, lo supponevo alla lontana, ma finché non le si vive le cose, non le si possono capire appieno. E quello che hai detto del destino, per me il destino è una nostra costruzione, cioè noi lo costruiamo il destino. Ok, è un po' anche machiavelliano in questo, cioè bisogna avere fortuna, ma poi la cosa più importante, la fortuna, è imparare a tenersela, quindi mantenere... Utilizzare questa cosa chiamata fortuna, nella quale io, che ho tante visioni su tutte le cose esoteriche, qualsiasi cosa spirituale, mi piace informarmi, la fortuna non la riconosco. Lo posso dire per scherzare, la fortuna. Non la riconosco. Però per me la fortuna, sembrerà assurdo una persona come me che lo dica, però la fortuna per me non esiste. Siamo artefici del nostro destino, secondo sì, te, insomma, sì, ogni azione sì, che facciamo. Sì. Bene, un giorno ne parleremo approfonditamente, è un argomento molto interessante questo, insomma. Ora ti faccio un po' qualche domanda invece di carattere generale, non legato al proprio attivo. Sì, sì. E ti chiedo che cosa ne pensi del movimento Andrà tutto benismo, di questo ottimismo sfrenato e di questa io so, di questo fatto di essere molto positivi, che cosa ne pensi? Ma sperare è sempre una cosa, è sempre un bene sperare. E, le positività devono essere aiutate da noi, cioè le dobbiamo, anche queste le dobbiamo, noi dobbiamo costruire tutto, dobbiamo cercare di arrivare a cioè lo disse anche Gandhi,
che quando vuoi un qualcosa, per ottenerlo devi farlo per primo tu. Cioè, non disse proprio esattamente queste parole, però il senso era questo. E quindi noi, Però sì. aiutami, che Dio ti aiuta. Diciamo così, sì. Ok, così chiudi così, Sì, con sì. questa fase. È più semplice da Quindi, comprendere questa. Aiutati che Dio ti aiuta. è giusto, nel senso, per cercare di limitare il contagio, quello che abbiamo dovuto fare è stare così a casa, ecco, quindi ci sta e Sì. non fa, non fa piega. È stata una cosa che ci ha colpito a tutti, penso, in tutto il mondo. E credo che comunque sia Ora, stato. parte del mondo sta proprio in, diciamo, con maggiori problemi rispetto a noi, che sembra che un po' la stiamo sfiorando, insomma. Io conosco anche delle persone dei miei amici che sono andati a vivere in Messico, cioè sono in Messico da 7-8 mesi, e nonostante non sia un paese ricco, il Messico, perché tante persone credono che soltanto in Italia siamo stati così attenti e non potevamo uscire di casa, anche là stavano in posti proprio con delle baracche, praticamente, si può dire. E i primi giorni, come noi a Roma, io sto a Roma, sono uscite delle persone, sempre poche, però sono uscite. Però dopo, lì in Messico, sono stati bloccati, arrestati certi, e quindi gli amici miei sono rimasti dentro le case tutto questo tempo, tutto il tempo che ci siamo stati noi. È partito anche tardi per loro, perché presso a poco, una settimana dopo. Sì. Quindi è stata, secondo me, la partenza di questa cosa. L'Italia ha tante pecche, oltre che tante bellezze, ha anche tante pecche. Però in questo caso è stata avanti a tutti nella parte occidentale. Perché dopo la Cina e, se non erro, oddio, l'Iraq, se non sbaglio, c'è stata l'Italia, nell'Occidente c'è stata l'Italia a partire per prima con questa cosa. Mi ricordo. Sì, i primi colpiti. Sì, siamo stati fra i primi colpiti, ma non era un numero così eccessivo all'inizio, poi si è allargato purtroppo. Però anche negli altri stati c'erano, ma non lo facevano perché loro aspettavano. E secondo me è stato un bene che l'abbiano fatto. Poi ci sono tutti i discorsi politici, io non ho nessuna preferenza, quindi non parlo di Nemmeno nessuno. io. Ok, allora, se pensi alla situazione che abbiamo vissuto soprattutto qualche settimana fa con il lockdown, quindi tutti in casa Sì, con questo virus che girava, che libro ti viene in mente e diciamo perché, insomma, c'hai un libro. allora, di base ci sarebbe quello che sto scrivendo adesso io, e del quale non parlo però. Però dico, il primo che mi viene in mente è quello che sto scrivendo adesso io. Però ci sono tanti libri Dice che mi il hanno fatto crescere. titolo, No. No, non, guarda, è l'unico libro nel quale non sto dicendo neanche a nessuno il titolo. perché Non l'ho poi detto a ho bene, nessuno. vuol dire che proprio di quelli proprio che ti spaccano, proprio che c'ha un No, best seller. perché è anche d'impatto. È una cosa che voglio, Bravo. che esca. Quando sarà pubblicato lo vedranno le persone. Rispetto, ok. Però dei grandissimi del passato. Ho pensato spesso durante questo periodo a cosa potesse, quale libro potesse, a quale libro potesse essere legato. Però non mi è venuto. Guarda, abbiamo vissuto un qualcosa di veramente particolare. Ho letto tante cose del passato, del fatto che la pandemia più grande ci fu nel 1820, 1918-1920, del numero dei morti, che però è ipotizzabile perché durante una guerra, la più grande, quella che ci sono stati più morti in assoluto. È naturale che quelli che hanno avuto questa malattia, se ce l'hanno avuta, la spagnola era, se ce l'hanno avuta, non è certificato che siano morti per quella, e probabilmente certe persone sono morte e è stato ipotizzato che fosse per quello, ma magari non era per quello. E quindi, per quanto riguarda i libri, l'unica cosa che mi viene in mente è George Orwell con il 1984. Che parla di un qualcosa di futuro, perché lui ha lanciato
fu uno di quelli che lanciò la pistola, lui proprio, ma fu Jack London quello che lo lanciò, e ha parlato di un futuro nel quale accadono delle cose impensabili, distopiche, quindi. E rispetto all'individuo, no? Quindi c'è la mancanza di libertà, che è quella che abbiamo visto anche noi per un po' di... Sì, infatti, c'è questo legame della mancanza di libertà, sì. Ok, buono. Ilaria Poli, che è una cara amica che saluto, dice che lei preferisce pensare che la fortuna sia semplicemente energia positiva che possiamo regalare e di conseguenza ricevere. Questa è una bella, già, devo dire, Laura si chiama, perché io non posso leggere i commenti. Ilaria, scusami. Ilaria. È stato un bel commento, un bellissimo commento, però io già l'avevo letto da qualche parte, una cosa del genere, e sono d'accordo con te. Ilaria è forte, la ringrazio. È stata già l'altro ospite, è stata la seconda diretta che ho fatto, quindi è stata al tuo posto all'inizio qualche mese fa. Abbiamo un altro commento, Ramona GRM, che dice: uno, nessuno e 100.000. Uno, nessuno e 100.000. Al libro Pirandello. Non so se fare il libro, insomma, facci sapere, Ramona, se intendi il libro che secondo te che pensi, che ti fa venire in mente questo periodo storico, ecco, diciamo. Potrebbe esserci qualche legame. Non trovo qualche... Adesso non lo trovo, può darsi che ci sia e sia evidente. Per me Pirandello però è un grandissimo. Pirandello è un grandissimo, sta veramente avanti. In questo libro che è stato nominato, Uno, Nessuno, 100.000, ci sta anche una parte che non viene mai nominata neanche nelle, che so, Rai Storia, in questi programmi televisivi che raccontano quello che si è vissuto in passato, nel quale all'inizio del libro, tipo alla settima, ottava, decima pagina, insomma, le prime 10 pagine, lui mette nel 1927, lo scrisse, cioè fu pubblicato nel 27, mise punto e virgola, chiuso parentesi, cioè l'occhiolino. Pirandello stava veramente avanti secondo me. Sono d'accordo con te, è stato proprio un precursore anche di tutta una letteratura psicologica che adesso va tanto di moda, è stato proprio il precursore, insomma, sul concetto anche di identità, di verità, insomma, è stato veramente un grande. Purtroppo la scuola italiana ha il difetto di imporre certi autori, e quindi il ragazzo si sente in dovere di dire: oh, se me lo dici te, sti cavoli, il professore dice questo, ma invece riscoprire un classico, rileggendo magari dopo anni, potrebbe proprio far scoprire delle cose che magari uno non ha proprio nemmeno capito da ragazzo. Ah, volevo soltanto dire che non ricordo se l'abbiamo detto in diretta, perché noi ci siamo visti prima qualche minuto, e sono fuori perché non sono in casa mia, ma sono nel villino dei miei genitori, poiché nella mia casa stanno facendo dei lavori, e mi sono dovuto mettere fuori perché non hanno il wifi e sto in hotspot col telefono. Quindi ho voluto sottolineare questa cosa. Quindi comprate il libro, perché è doveroso aiutare un esordiente che sta in hotspot. Mary Cappelloni dice che il libro che gli fa venire in mente questo periodo è Il diario di Anna Frank. Sì, Mary, io la conosco e la saluto. Interessante. La conosco e la saluto, ha letto anche un altro libro mio, lei, e lei sa che io riletto da poco Il diario di Anna Frank, che mi ha colpito per la seconda volta, perché la prima avevo forse meno di 20 anni sicuramente. Mi aveva fatto un effetto strano, cioè mi ha fatto un bel effetto per quello che era scritto, però rileggendolo adesso mi ha riempito, perché il fatto che sia stato scritto da una ragazzina, quindi neanche quindicenne, perché all'inizio ha 13 anni, è una cosa impressionante, perché riesce a comunicare le sensazioni che viveva, in certi momenti fa la bambina, però in tanti altri momenti sembra veramente una sorta di psicologa di se stessa, perché lei fa il diario scritto per se stessa, e in effetti questa cosa della chiusura di Anna Frank, perché in tutto il libro libro sarebbe un diario, sta in questo appartamento dove è rinchiusa per fuggire da quello che facevano, le atrocità che facevano i nazisti. È vero? Infatti è proprio molto adatto come mi piace che mi sia venuto in mente, l'ho finito di leggere
un paio di una settimana fa, forse. Ma può capitare, dai, ti è venuta in soccorso la tua amica Mary. Tornando alle domande sul tuo libro, nel romanzo si parla appunto di sesso, droga e prostituzione, di quello che fanno anche quindi i giovani d'oggi, e c'è una cosa in comune che fanno con me, anch'io gioco a PES, quindi questi giovani d'oggi ti sento a rate, purtroppo. Stai parlando adesso? Vuoi che ti dici? No, adesso no. Ah, adesso sembra che ti senta. E, praticamente, tu hai detto, hai nominato PES, e io ho messo sia PES che FIFA durante il libro. Diciamo che è un gioco di calcio. È un gioco di calcio che sta su tutte le console, mi sembra, PlayStation come si chiama l'altra? Non me lo ricordo più, vabbè. Xbox. Io ho messo tutte e due perché io l'ho provati tutti e due, all'epoca ci giocavo, prima con PES, ero proprio una sorta di malato di PES, e poi sono passato a FIFA, e adesso non gioco più, non gioco più alle console, non gioco più, una volta mi piaceva, adesso ho perso la passione per le console, anche per il calcio. Diciamo che non lo seguo più così così tanto come prima. Una volta ero addirittura abbonato, facevo le trasferte, adesso non so neanche quando, adesso credo che stia pure giocando, non lo so. Vediamo se la diretta deve finire adesso. Di che squadra eri? No, diciamo che ancora lo sono, fra virgolette, sono romanista. Bravo. Tu? Ciao Tommaso, sei romanista anche tu. È romanista, grazie per Tommaso, perfetto, fantastico. Però, anche io ho iniziato Winning Eleven e poi sono passato a PES. Winning Eleven è parecchi anni come fa. No. E voglio sottolineare. Voglio sottolineare anche questo fatto che davanti al palazzo mio, quando ero piccolissimo, perché avevo 13 anni, c'era Alessandro Nesta. Grandissimo calciatore già da bambino, grandissimo, lo prendevano tutti in giro perché era tifoso della Lazio, però non ci diceva che giocava con la Lazio la squadra. E lui rideva sempre, anche quando lo prendevano in giro, una persona tranquillissima. Non so perché lo... gli interessava poco, insomma. Sì, beh. Comunque, stiamo divagando, sì. Quindi i giovani d'oggi. Sono davvero così i giovani d'oggi? Quindi se è tutto sesso, droga e PES? Oppure c'è qualche valore in più che magari viene così, che fugge, insomma, nel senso? Guarda, io solo per sentito dire, perché non lo posso sapere, però mi dicono, scherzano su questo fatto del sesso, sembra in certi casi che non sia così una voglia così sfrenata. Perché per loro dicono che è facile, però non lo so se è vera questa cosa. Dicono che per loro, per i maschi soprattutto, dicono che è facile per loro. E non so se hanno questa fissa così catastrofica nella testa, però purtroppo per quello che riguarda la droga c'era già quando eravamo giovani noi, eh. No. Però adesso è sempre più facile tutto. Il fatto, quello che ha sconvolto in parte positivamente... l'andare avanti della vita di tutti è la nascita di questa cosa di internet, cioè il web ci ha cambiato tutto, e quelli che sono i millennials non sanno quello che abbiamo vissuto noi durante questo passaggio, cioè quando sono nati i social, una cosa, io stavo su Facebook, se non erro, nel 2006 sono entrato, mi sono iscritto e non c'erano tante persone, venivo visto come un nerd, anche se non sono mai stato un nerd. E venivo visto come un nerd perché stavo su questi, e prima ci si vergognava a dire che stavi su Facebook, cioè era un nome che veniva detto a bassa voce fino al 2010, credo. È stata una cosa che ci si vergognava a dire: no, sto su Facebook. Instagram neanche si nominava, è nato Instagram, se non erro, è nato nel 2009, se non sbaglio, o 2010, però si utilizzava di meno. Poi è esploso, adesso se stai su Facebook sei vecchio, se stai su Instagram
No, ma adesso c'è proprio peggio, dice. Ah, c'è scritto... Ramona, sì. Il mio è un riferimento alle molteplici personalità che penso tutti noi abbiamo assunto inevitabilmente durante questa quarantena. Sicuramente nessuno è uscito lo stesso di prima. Sì. Giustissimo, Ramona, condivido appieno la tua idea, è verissimo, proprio, proprio vero, insomma. Ramona, che poi non l'avevo riconosciuta all'inizio, ma è una ragazza che conosco anche, e la saluto, quindi. E quello che ha scritto è una cosa giustissima. Infatti, è perché non trovo il nesso, invece, avendo letto quello che ha scritto, l'ho trovato subito, sì. Esatto, sì, grazie della spiegazione. Grazie. È molto bello, Tommaso, vedere dietro di te il cielo che da rosato è diventato proprio, guarda, grazie di questa immagine, molto, molto bello. Allora, la trama è molto ben costruita, cioè ci sta veramente di tutto, l'ho già detto, ci sta la droga, ci sta l'amore, ci sta il sesso, ci sta pure un omicidio. Ecco, ma come hai fatto a costruire tutto in maniera così armoniosa e coerente? Cioè, hai pensato prima alla trama, hai iniziato a scrivere e poi ti è venuto in mente tutto? Spiegaci un po' il tuo modo di operare, di scrivere. Allora, quando scrivo un libro, solitamente penso all'inizio e alla fine del libro. E quando comincio poi a scriverlo, il libro si scrive da solo. E questa cosa la sentii da un certo Camilleri, 10 anni fa, quando lo incontrai a, come si chiama, la fiera che fanno, la fiera del libro che fanno a Roma, che sta all'Eur, se non erro. Come? Più libri. Più libri, sì, che nasce a Torino, e anche a Roma c'è, e all'epoca stava in... adesso non ricordo, si è spostata adesso, sempre Euro, però in una parte diversa, vicino a Cristoforo Colombo adesso. Al Palazzo dei Congressi stava. Palazzo dei Congressi, sì. Stavamo sempre in casa di Trice, quindi lo so bene. E io incontrai proprio Camilleri là, e lui, parlai pochissimo con lui, e quando gli chiesi come faceva a scrivere dei libri gialli, perché lui è un maestro dei gialli, e inventare queste storie, come faceva a cominciare un libro e a finirlo, lui mi disse questa frase che pensai che fosse ironica, perché Camilleri quando parlava era particolarissimo, non sapevi se stava scherzando o se dicesse la realtà, e disse questa frase: i libri si scrivono da soli, se non li cominci non nascono mai. E all'inizio lo pensai che fosse, come ho detto, ironico, invece andando avanti con l'età ho visto, e provandolo quando ho cominciato a scrivere i libri, ho visto che è una cosa reale. E lo trovo anche molto giusto, perché la cosa più importante di un libro, di un romanzo, è la coerenza. E la coerenza te la danno soltanto i personaggi, come agiscono. Quindi quando magari un autore sento dire ha fatto questo perché era coerente, perché doveva ammazzarlo, è proprio così. Cioè, doveva ammazzarlo perché il suo personaggio si comporta così. Non c'è altra possibilità, non può redimersi, ecco. Ci sono certi momenti nei quali i personaggi proprio te lo dicono, te lo fanno capire, cioè io non devo sparire in qualche maniera, inventa qualcosa, io penso, cioè io la sento così, poi non so, per ognuno può darsi che sia diverso, però sento proprio, mentre scrivo certi libri, anche questo, ci sono state delle parti che mi hanno emozionato veramente in maniera esagerata, e mi hanno fatto addirittura, mi hanno fatto gonfiare gli occhi mentre le scrivevo. Perché io vivevo proprio quello che stavano vivendo i personaggi, e mi sembrava di essere là di fronte mentre vedevo quelle cose che descrivevo, ed è una cosa veramente toccante. E voglio aggiungere anche che tante volte, per chi scrive tanto, ci sono dei problemi a ricordare quella, perlomeno per me, non per tutti, ci sono dei problemi a ricordare quello che hai scritto, perché quello, se lo scrivi, io perlomeno se lo scrivo ricco di emozioni, lo avvolgo con le emozioni, ma poi rimane là, e io mi ricordo la storia, le storie che scrivo me le ricordo, ma me le ricordo a fasi alterne, cioè non me le ricordo totalmente. Anche quello che ho scritto dell'autobiografia, che è la vita che ho vissuto, c'è, certo, la parte che racconto lo stato comatoso, che è una parte che mi è venuta, mi è rivenuta in mente mentre scrivevo. Sembra assurda questa cosa, però mi è rivenuta in mente mentre scrivevo. Cioè, già ce l'avevo prima, però mentre scrivevo la rivivevo.
E adesso me la ricordo per sé poco, però se qualcuno mi dicesse dei dettagli, qualche dettaglio potrei scordarmelo, di essermelo scordato. Beh, guarda, la scrittura è una delle cose più terapeutiche che ci sta, come deve essere anche tutta l'arte, però insomma scrivere vuol dire proprio tirare fuori qualcosa che hai dentro e metterlo da un'altra parte, cioè metterlo sulla carta, quindi proprio è giustissimo quello che dici. E Se volevo vuoi aggiungere, leggere, no, volevo aggiungere sì, anche, aggiungi me. grazie a Romola che ha scritto Grande Tommaso, e volevo aggiungere anche, un altro treno sta passando, non so se lo sentite, e volevo aggiungere anche che cioè l'ispirazione l'ho presa sia da quello che ho vissuto, non ho mai vissuto mai un omicidio. Però da quello che ho vissuto, per sentito dire da altre persone, per quello che ho scritto intorno all'omicidio, ma anche per quello che ho letto dai libri e quello che ho visto nei film. Ed in effetti io collaboro con un giornale, La Cronaca di Roma, nel quale faccio la recensione dei film o delle serie TV che mi piacciono. Io quando vedo un film che mi piace, una serie TV che mi piace, non riesco a frenarmi, devo scrivere poi, devo scrivere una recensione, che non è una cosa facilissima, di andare a cercare tutti i dettagli, gli attori, come si chiamano, cioè non è una cosa facilissima, però mi piace proprio, mi arricchisce. Non è una cosa facilissima, te la fai seriamente. Tutte le cose possono essere fatte in due modi: seriamente, difficilmente o facilmente, così, diciamo, in maniera più così. E, così, con l'ultima serie che hai visto che ti è piaciuta, qual è stata? Qui ci butta Allora, dentro. la serie, adesso mi dimentico quali siano l'ultima serie che ho visto, qual è stata? Devo aver fatto una recensione perché altrimenti. Allora, ovviamente ho visto La Casa di Carta all'epoca. La Casa di Carta, lo ridico a tutti, è una cosa, una serie bellissima, per me è bellissima, perché come? Il trono di spade, io ho visto nella quarantena, ho visto il trono di spade, lo dico. Allora, il Trono di Spade, io ho visto soltanto la prima stagione e l'avevo vista quando era 5 anni fa, se non ero, forse 6 anni fa, o Uscita. 7, forse addirittura 7. Ho visto la prima stagione e mi è piaciuto parecchio, il Nano, un grandissimo attore secondo me, Bravo. anche gli altri bravi attori, però bello perché non è brutto, non è una brutta serie, però la trama è. Tutti attaccano tutti, cioè non mi ha arricchito la trama. Infatti, ho visto solo la prima stagione. Mi hanno detto che dopo diventa ancora più bello, però non l'ho ancora visto. Sì, devo dire che io stavo abbastanza in fissa e avrò fatto tipo le 4 di notte più di un giorno per guardarmelo, tipo, sì, No, mi mancano due puntate, quindi sì. hanno detto in tanti, eh. Sì, Infatti è penso che vero. un po' lo ricomincerò da capo e penso che proseguirò. Mi spiace perché adesso non mi viene in mente nessuna serie, ne ho viste talmente tante che ho la testa chiusa. Nell'arco della live, magari qualcun'altra te ne verrà. Quando le cose vengono in mente nel momento meno, quando meno te lo aspetti, quindi non ti preoccupare. E allora, tu hai detto prima che non credi nel destino, il destino lo facciamo noi. Eppure, Costruiamo noi. nel tuo romanzo ci sono delle cose che accadono veramente per destino, cioè un passato che ritorna, degli incontri fortuiti, cioè. Lucio e Mia, Roberto e Luca che si incontrano dopo una serie di anni. Lei era una piccola poliziotta, invece alla fine si ritrova un personaggio importante della polizia. Quindi voglio dire, è vero che il destino viene fatto lo stesso, però il treno è questo. Scusa, c'è il treno che sta passando. Scusa un attimo, scusa. Mi spiace, ma il treno non lo comando io. No, lo so, devono avere Ecco, è passato. È passato. nei piani alti qualcuno che stava lì a fermarlo, però insomma. No, non ho sentito l'ultima parte di quello che stavi dicendo. È vero che ognuno è artefice del proprio destino, però è pur vero che ci sono delle cose che uno non può evitare, cioè tipo questi incontri avvengono e uno non Allora. può far finta di non vederle le persone, insomma, si incontrano, parlano. Perché loro stavano lì nello stesso momento, nella stessa strada. Cioè, proprio. Che avvengono è vero, però ci sta sempre, anche in questo scritto è sempre la scelta, cioè se avviene una casualità,
bisogna vedere se tu vuoi ripercorrere quella strada, riprenderla, oppure se vuoi disfartene. Sono tutte scelte, comunque sia. E quindi è per questo che noi ce lo costruiamo il destino. Cioè, anche se capitano delle cose, però non le seguiamo, o non facciamo in modo che cambino nella maniera che vogliamo la nostra vita, queste cose non ci fanno nulla. Quindi in questo caso i protagonisti fanno sì che invece la trama si svolga in maniera tale che poi concludersi con un colpo di scena finale che mi sono dovuto difendere, per fortuna un colpo di scena, per fortuna faccio per pugilistica e so fare i colpi, perché sennò qua abbiamo diverse randellate, no. E comunque il colpo di scena ci sta, è molto, molto bello, non se l'aspetta proprio, quindi insomma... Mi fa veramente piacere perché sono stato anche in televisione 4-5 occasioni, nelle televisioni sia regionali che in Canale Italia, e tutte le persone che l'hanno che mi hanno intervistato leggendo dopo che l'hanno letto, mi hanno parlato anche di questo finale che l'hanno trovato, come hai detto tu, veramente d'impatto. Sì. Chiaramente me l'hai detto, hai pensato inizio e fine, quindi insomma ti è venuto insieme, insomma. Sì, Allora. si è modificato perché era nato in una maniera il libro, vabbè, posso dirlo perché è nato quando avevo 25 anni, avevo cominciato a scrivere i primi due capitoli, se non erro, o il primo capitolo o i primi due, e volevo farlo a quattro mani con un'amica mia. Volevo Ah. fare un capitolo per uno e doveva andare in una maniera diversa all'inizio, però il finale doveva essere quello. Ma all'inizio doveva andare in maniera diversa, doveva essere proprio una storia totalmente diversa. E invece poi è stato dentro il computer per quanto, boh, non riesco a dire il calcolo, 17 Minimo, anni. minimo, minimo, minimo 15 anni, minimo Sì, così, più di diciamo 15 così, anni c'è stato. affanno. Poi rileggendolo mi è piaciuto e ho detto devo proseguirlo. E dopo che comunque avevo scritto un altro libro, il primo che pubblicai fu nel 2013, ah no, nel 2013 pubblicai La Piazza, che è soltanto ebook, e lo pubblica. Questa è una cosa che posso raccontare perché è una cosa particolare, e c'è Meligrana, che è la casa editrice che mi ha pubblicato questo ebook, che può confermarlo. Io gli inviai questo scritto. Meligrana mi disse che gli piaceva e che voleva pubblicarlo. Il giorno in cui voleva mettere la mia foto, mi ha mandato la richiesta tramite mail e io stavo per andare al lavoro con lo scooter. Quel giorno era il 20 settembre del 2012, nel quale feci quell'incidente che rottura doppia scomposta del femore, il coma, tutte queste cose qua. E sono stato quindi diciamo, sono stato prima dentro un ospedale e poi in riabilitazione. Sono stato praticamente 6 mesi dentro questi centri. L'ultimo è stato gli ultimi 4 mesi al Santa Lucia. E è stato pubblicato proprio gli ultimi giorni che stavo in riabilitazione al Santa Lucia. È una cosa particolare perché lo stesso giorno in cui dovevo pubblicare questo libro, secondo me mi ha invogliato a scrivere perché ho visto che era una cosa che dovevo fare. E infatti uno dei miei compiti di vita è sicuramente l'ho scritto. Bellissimo, bella aneddoto, grazie di avercelo fatto sapere e condiviso con noi. Allora, che libro a parte scegli una parte da leggere del tuo libro, se ce l'hai, possibile? Il libro non ce l'ho dietro. Aspetta, se aspettate 30 secondi, vado a prenderlo. Sta di là. Io non so, posso almeno raccontare una barzelletta, quindi non posso, non posso niente, niente, siamo qui in attesa. Possiamo fare tipo il carosello, Ramona, grazie, c'è una domanda purtroppo, così almeno le famose case di forza maggiore. Grazie.
Ho fatto vivere una cosa che non avevo ancora mai vissuto. Sei stato da solo? Sì, no, io ho fatto il carosello, ho cantato, ho cantato tanto. Ramone ci dice che le famose case di forza maggiore purtroppo per fortuna esistono, quindi ecco, fa riferimento al tuo episodio. Sì, facci vedere la copertina, ho studiato Armando Curcio, faccelo vedere la copertina. E non le puoi sovvertire, Ramona, hai ragione, purtroppo sono inevitabili. Quelle sì. Io non ho mai pensato di leggere quale pezzo di leggere del libro, io andrei proprio a caso. Ma sì, basta non leggi la fine, sicuro, però insomma... ma leggi una parte di Luca, che sicuramente è il personaggio più interessante, Luca? Insomma... Sì, ma anche sì, magari anche l'incontro Roberto e Luca quando si rincontrano. Non sapevi, comunque pesca a caso, che sicuramente peschi bene. Ma adesso ho aperto questa pagina che è la 13. Io però devo annunciare che non sono un lettore, non sono un reader, più figo di reader, è più cool. Non sono un gran lettore. Ci provo a leggere questa parte. Adesso non so se sentite il treno che c'è. No, adesso. Sì, però diciamo è confuso. Ok, allora, questa è la parte 1, è all'inizio, però l'inizio non è l'inizio del libro, poi quando lo leggerete ve ne accorgerete. La donna era seduta su un lato, dispersa nell'enorme letto che la ospitava, e con le braccia si teneva le gambe in modo da poter sfiorare con le labbra le sue ginocchia. Di tanto in tanto si guardava intorno, non pensare e sfuggire all'attesa, roteando la testa a scatti. Si girava con la velocità con la quale si risponde a un richiamo, con i suoi occhi, poi i suoi occhi tornavano a posarsi sulle ante e lo specchio che le erano di fronte, e la sua bocca si riposava delicatamente sulle ginocchia nude, passando da uno all'altro molto lentamente, fissando questo suo movimento, riflesso negli specchi che coprivano quasi per intero la parete. Leggo soltanto questo perché, come senti, non riesco a essere neanche lontanamente emozionale, e solo per far capire qual è la mia modalità di scrittura. M'hanno detto, certi che mi hanno letto, per avvicinarmi a qualche autore dell'epoca, mi hanno detto che questo libro, a parte che mi hanno detto che tutti i libri sono scritti in maniera quasi differente, sembrerà assurdo, però mi hanno detto tutte le persone che hanno letto più di un libro mio, mi hanno chiesto come ho fatto a cambiare questo stile di scrittura. E in questo libro, che è un thriller, mi hanno detto che c'è una discreta somiglianza con Faletti, che a me piace molto Faletti. Io uccido e niente di vero tranne gli occhi, mi sono piaciuti veramente tanto. Beh, è possibile, del resto due thriller, quindi può essere assolutamente... Comunque sì, era giusto per farti vedere un po' lo stile, e soprattutto ecco, questo erotismo senza mai cadere comunque proprio nella sessualità spicciola, c'è molto erotismo ed è comunque interessante da leggere, insomma. Diciamo che non ci sono cose estremamente nascoste, ma neanche cose estremamente visibili. Esatto, no, è molto comunque equilibrato come libro. Allora, voglio concludere, se non ci sono nel frattempo altre domande, con la domanda relativa al tuo scrittore preferito. Se hai uno scrittore preferito, e perché non è Italo Svevo? Allora, scrittore preferito, in realtà non c'è uno scrittore preferito. A me ho tantissimi scrittori che mi hanno fatto crescere, e potrei citarne qualcuno, ma sarebbero talmente tanti. Direi, vabbè, la base la posso dire che è Dante, anzi Durante, o come chiamavano tutti Dante. E poi ci sono tanti, quello che ho nominato prima, George Orwell, Jack London, Oscar Wilde, Tiziano Terzani, perché tanti in Italia purtroppo non conoscono Tiziano Terzani, che è stato un grandissimo giornalista, famosissimo all'estero. Qui in Italia è più famosa, oddio, mi sfugge adesso il nome, è più famosa, la Fallaci, Oriana Fallaci, grandissima scrittrice per me. Negli ultimi due libri sarà un po' modificata, però grandissima scrittrice. Purtroppo mi dispiace solo il fatto che Tiziano Terzani non sia conosciuto da tutti, perlomeno per nome. Non lo conoscono in tanti, all'estero è conosciutissimo invece. In patria. Sì, sì.
è patria, no? Nessuno è proprietà nel, sì, nel, sì. Casa sì, tua, sì. E lui infatti è andato a vivere all'estero, è stato in Germania, in Cina, durante l'epoca di Mao Zedong. Diciamo che ci ha raccontato tutto in maniera, secondo me, in maniera estremamente equilibrata, bravissimo, un bravissimo scrittore. E tu hai detto Italo Svevo, e Italo Svevo è uno degli scrittori che mi manca. Non ho letto mai un libro intero di Italo Svevo, ho letto qualche riga qua e là, però non ho mai letto nulla. Ma tu fumi sigarette? Come? Hai fumato? Fumi, c'è un fumatore di sigarette? No. Vabbè, non la capisco. Fumavo. Devi leggere. Se dai, l'ultima sigaretta lo devi leggere, insomma. Ah, quando ricomincerò a fumare leggerò Italo Svevo, va bene così? Eh no, perché non smetti di fumare, invece adesso che è messo ti conviene. Sto scherzando. Perfetto. Vabbè, guarda, voglio farti l'ultima domanda, Tommaso, perché riguarda il ruolo, credo che te comunque ti piace molto scrivere, volevo chiederti che cosa per te al giorno d'oggi rappresenta lo scrittore, se per te ha un ruolo o una missione, ecco, qual è? Disseminare la realtà, commentare la realtà, essere quindi proprio soltanto un narratore di quello che succede, oppure un giudice anche di quello che succede, cioè che il ruolo dell'intellettuale, ecco, non solo dello scrittore, dell'intellettuale, di quello che poteva essere Umberto Eco. Allora, non lo vedo un giudice. Un giudice non lo vedo assolutamente. Lo vedo uno che può raccontare la vita in maniera differente, ma far vivere delle cose che gli altri non hanno ancora vissuto, o far rivivere delle cose importanti che le persone hanno vissuto e possibilmente dimenticato. In certi casi leggere un libro ci aiuta a vivere appieno delle emozioni e dei sentimenti che abbiamo vissuto in quel momento e poi si sono offuscati. Invece rileggendo una storia che ha delle similarità con quello che hai vissuto tu, le rivivi appieno. Per me è una cosa bellissima questa. Hai ragione. E la letteratura a questo è di bello, che innanzitutto anche un'altra cosa che hai detto molto interessante, ricordo il libro di Anna Frank, ed è proprio questo, che i libri non hanno una data di scadenza, quindi un libro letto adesso non sarà mai lo stesso che potrai leggere fra un anno, perché sei cambiato tu, non perché è cambiato il libro, perché sei cambiato tu, che sono cambiati gli occhi con cui lo leggi, il cervello con cui lo capisci, e quindi insomma è verissimo. E poi ecco, l'importanza, siamo tutti persone umani e quindi è giusto che ognuno riesca poi a riconoscersi in un libro e rifarsi un po' la propria vita, insomma, quindi con questo concetto, se vuoi aggiungere altro, Tommaso, ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato. Sì. Se vuoi aggiungere altro, non farlo. No, volevo soltanto ripetere di consigliare anche alle persone che ci stanno sentendo di leggere il diario di Anna Frank, perché veramente ti chiama ogni pagina, chiama l'altra, sembra assurdo, però è così. Perfetto. Grazie del consiglio, Tommaso, ti saluto, grazie del tempo appunto che mi hai dedicato, ringrazio le persone che ci hanno seguito, tutti i commenti, se vi è piaciuto il video consigliatelo agli amici, mettete un pollicione e iscrivetevi su YouTube. Grazie e a presto. Ciao, ti ringrazio tantissimo, ciao. Ciao.